Nel 2020 saranno 59 milioni i bambini ad avere bisogno di aiuto, del nostro aiuto. In ben 64 paesi l'infanzia è ferita ed offesa in modo grave. Sono costretti a lasciare le proprie case per sfuggire alle guerre, oltre che per fame, malattie infettive ed eventi meteorologici estremi legati al cambiamento climatico. La situazione più critica riguarda i rifugiati siriani e le comunità che li ospitano in Egitto, Giordania, Libano, Iraq e Turchia. Segue lo Yemen, la Siria, la Repubblica Democratica del Congo e il Sud Sudan. L'UNICEF lancia per questo la raccolta di fondi più grande di sempre. Obiettivo: arrivare a 4,2 miliardi di dollari, oltre il triplo di quanto richiesto ai propri donatori nel 2010. Con il denaro che spera di ottenere, l'agenzia dell'ONU intende curare da malnutrizione acuta grave 5 milioni di bambini, vaccinare contro il morbillo 8 milioni e mezzo di bambini e fornire accesso ad acqua potabile per uso domestico e per igiene personale ad oltre 28 milioni di persone. Inoltre potrebbe assicurare l'accesso a servizi per la salute mentale a 4 milioni e mezzo di bambini e alle persone che se ne prendono cura e per far fronte alla violenza di genere per un milione e mezzo di donne e ragazzi. Tra le urgenze c'è anche quella educativa. Nel programma dell'UNICEF c'è l'intento di fornire accesso all'istruzione per più di 10 milioni di minori, anche quelli più piccoli.